Che fine fa questo professore, secondo lei, accusato di molestie? Può tornare in quella cattedra? Se non è stato sospeso, rischia di tornare in quella cattedra. Io voglio sperare che sia stato sospeso e che intervenga anche eventualmente l'ufficio scolastico regionale, laddove ci fosse stata una mancanza da parte direttamente della dirigente della scuola. L'obbligo di preservare i ragazzi viene innanzitutto, è previsto dalle norme. Chi non rispetta le norme naturalmente ne paga le conseguenze, potrebbe essere anche un dirigente importantissimo di fronte appunto all'autorità giudiziaria. C'è un processo in corso, quindi confido che il magistrato voglia indagare tutti gli aspetti, perché noi dobbiamo avere a cuore soprattutto il rispetto delle norme, altrimenti non siamo credibili con i nostri giovani, con i nostri ragazzi. Troppi episodi stanno avvenendo di questo tipo. Per essere credibili, per insegnare l'educazione civica, dobbiamo praticare noi per primi l'educazione civica. Allora, grazie.